Oggi andiamo nel Vangelo di Matteo e andiamo a vedere la parabola dei talenti. Per chi non la conoscesse, facendo un piccolo riassunto, questa narra la storia di un uomo che deve partire per un viaggio e nel partire affida i suoi averi a dei suoi servi. Li divide così: ad un servo dà 5 talenti, ad un altro ne dà 2 e all'ultimo ne dà 1. Quindi quest'uomo parte. Nel frattempo, il primo servo va a far fruttare questi 5 talenti e ne rimedia altri 5. Allo stesso modo, il secondo servo, con quei 2 talenti che aveva, li fa fruttare e ne guadagna altri 2. Praticamente, essi raddoppiano quello che il padrone gli aveva lasciato. E il terzo servo, invece, fa una cosa curiosa. Fa una buca sottoterra e lo nasconde. Passa del tempo e l'uomo che era partito per il viaggio ritorna e va a fare i conti con i suoi servi. Ascolta i primi 2 e si complimenta con loro per il risultato che avevano portato. Col terzo invece sbrocca. Si arrabbia tantissimo, addirittura lo caccia dalla sua casa e decide di dare quel suo talento a quello che ne aveva già 10. Da questa storia possiamo farci varie domande. Per esempio, cos'era il talento nella parabola? Perché la divisione non è stata omogenea? Perché il terzo servo decide di agire in questo modo, di non far fruttare il suo talento, a differenza degli altri 2? Perché la reazione dell'uomo quando torna e si arrabbia con il terzo servo è così esagerata quasi? E come possiamo invece, venendo a noi, essere come i primi 2 servi? Per avere delle risposte a queste domande, dobbiamo innanzitutto capire cosa ci vuole comunicare Gesù con questa parabola, perché Gesù con le parabole voleva comunicare un significato dietro alle parabole. Essa parla della venuta del regno, del ritorno di Gesù. Infatti l'uomo che parte e poi ritorna è proprio Gesù. I servi della parabola sono coloro che abitano nella sua casa, coloro che hanno deciso di accettare quindi la sua chiamata. Quindi se anche tu sei cristiano, sta parlando anche di noi, di me, di te. E Gesù con questa parabola ci invita a meditare su come stiamo passando il tempo in cui lui è partito, in attesa del suo ritorno. E ci invita a riflettere su cosa stiamo facendo con i talenti che ci sono stati consegnati ad ognuno di noi, perché ognuno di noi ha almeno un talento. Ma che cos'è il talento? Si può analizzare in 2 modi. Il primo con accezione scritturale, come per esempio in questa parabola, dove è una cosa materiale. Il secondo con un'accezione più moderna. Quella di tipo materiale può essere rappresentata dai soldi, dalla casa, dalla macchina, come ha detto René qualche settimana fa, da tutti i beni materiali che abbiamo e che possiamo mettere a disposizione. Anche al tempo di Gesù era materiale il talento, infatti. Era l'unità monetaria più grande dell'epoca. Pesava tra i 30 e i 40 kg, non una cosa piccolissima, e valeva 6.000 denari o dracme. Una persona media a quel tempo guadagnava un denaro per ogni giornata lavorativa. Quindi se vogliamo fare 2 calcoli, in un anno il lavoratore medio guadagnava circa 300 denari. In 2 fanno 600, per arrivare a 6.000 moltiplichiamo quei 600 per 10. Quindi i 2 anni dei 600 per 10 arriviamo al risultato che il talento equivaleva a circa 20 anni di lavoro. Una bella cifra. Cosa invece il talento ai nostri giorni? Perché infatti questa parola ha cambiato poi nel tempo il significato. Oggi si può definire come la capacità innata di fare una determinata cosa. Cristianamente parlando, i talenti sono anch'essi doni di Dio per noi. Una caratteristica del talento è che se non viene mai mostrato, è fine a se stesso. Ma che cosa serve allora? È come se Frank Sinatra avesse continuato per tutta la vita a suonare
a cantare da solo sotto la doccia, senza mai cantare davanti a nessun altro. A quest'ora chi lo conosceva? Ma soprattutto chi avrebbe mai goduto poi della sua meravigliosa voce, della sua musica? Sicuramente la sua doccia, ma nessun altro. Il talento va dunque condiviso, va messo a disposizione degli altri, va fatto fruttare. Quindi sia analizzando il talento come qualcosa di fisico che Dio ci dà, sia come caratteristica personale o capacità, vediamo che Dio ce lo dà per condividerlo con gli altri, metterlo a disposizione della comunità, della società, farlo fruttare. E tutto questo mi fa riflettere sul fatto che mettere a disposizione significa fare in modo che ad agire non sia io, ma Dio. Significa riconoscere che nulla mi appartiene di diritto e mi permette di abbassarmi affinché Dio sia innalzato, più di lui e meno di noi. Ma perché quel Signore che ha dato i talenti li ha dati in quel modo ai suoi servi? Non poteva fare una divisione più equa? Leggiamo. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. A primo impatto potrebbe sembrarci quasi una mossa discriminante, soprattutto al giorno d'oggi dove la società promuove l'uguaglianza, a volte anche forzatamente, contro natura. Ma in realtà, se andiamo più a fondo e riflettiamo bene, si tratta in un certo senso di un gesto d'amore, di premura da parte di quel Signore nei confronti dei suoi servi, perché non li sovraccarica. Infatti conosce le loro capacità e di conseguenza affida loro quanto possono realmente sostenere. Credo sia un principio molto importante che Dio stesso usa nei nostri confronti e che dovremmo imparare anche noi a mettere in pratica nei confronti di chi ci circonda. Leggiamo questo verso dalla prima lettera ai Corinzi. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. Se non lo fa Dio, figuriamoci se noi possiamo avere il diritto di sovraccaricare una persona e pretenderne pure i risultati. Ma perché il terzo servo non fa fruttare il suo talento? Leggiamo questo passo. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Credo che il comportamento di questo servo in realtà è un comportamento umanamente normale, comprensibile. E questa mattina vorrei che ci facessimo una domanda. Stai usando bene i tuoi talenti? O li stai nascondendo e trascurando? Ci sono tanti motivi per cui possiamo decidere di non osare, di non fare una cosa che Dio ci dice di fare. Nel caso del terzo servo, uno dei motivi è chiaramente scritto: ha paura del padrone. E noi invece? Perché stiamo nascondendo il nostro talento? Paura di sbagliare, delusione passata, rabbia. C'è un cantante cristiano, Jeremy Camp, che ha vissuto una situazione del genere. Questa parte della sua vita viene descritta anche in un film che si trova sopra in video e per chi lo volesse vedere si chiama I Still Believe. In poche parole, Jeremy si innamora di una ragazza al college, Melissa, ma dopo un po' di tempo le viene diagnosticato un cancro in stato avanzato al fegato. E nonostante la situazione, lui le chiede di sposarlo. Inizia anche la sua carriera, in questo momento inizia anche la sua carriera come cantautore cristiano. E un po' di giorni dopo succede il miracolo, il cancro sparisce. Quindi si sposano e finalmente tutto sembra andare bene. Ma dopo la luna di miele,
Melissa si sente di nuovo male. È di nuovo il cancro, è tornato. E stavolta le viene detto che non c'è nulla da fare. Jeremy inizia a mettere in dubbio la sua fede in Dio, man mano che Melissa peggiora. Melissa muore. Jeremy allora si arrabbia tanto con Dio e un giorno dalla rabbia fa a pezzi la sua chitarra con la quale suonava. Ma qui succede qualcosa. Al suo interno trova una lettera di Melissa dove gli dice che la sofferenza non danneggia la fede, ma la rafforza. Incoraggiato da queste parole, riprende a scrivere canzoni. E dopo un suo concerto, una ragazza gli si avvicina e gli dice che anche lei ha perso qualcuno, che era arrabbiata con Dio, ma che le canzoni di Jeremy le avevano cambiato la vita. Jeremy decide definitivamente di continuare a cantare e a usare la storia di Melissa affinché Dio possa trasformare vite. Che storia! Jeremy ha vissuto di tutto, sofferenza, delusione, rabbia, una storia tragica, aveva tutti i motivi per non sfruttare più i suoi talenti. Eppure decide di mettere il suo talento a disposizione di Dio. Non fermiamoci allora alla reazione che ha avuto il terzo servo della parabola. Troviamo in Dio la forza di rialzarci e usare i nostri talenti. E a proposito di reazioni, perché la reazione dell'uomo è stata così esagerata verso quel servo? Leggiamo. Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti». Possiamo dedurre dal testo che il padrone si arrabbia con questo servo principalmente per 2 motivi. Il primo è perché il servo ha paura di lui, lo vede come un cattivo e severo padrone che pretende e basta. Il secondo motivo è che ha maggior ragione, che lui pensa questo del suo padrone, che sa che il suo padrone pretende, non fa nulla per soddisfare questa cosa, fa il minimo sindacale. Cioè non ha neanche portato il talento dai banchieri a far fruttare gli interessi, neanche quello. Il servo viene poi punito. E potremmo pensare: vabbè, ma non è un po' esagerato? Alla fine manco a dire che ha rubato o che ha sperperato il talento del suo padrone. Il discorso in realtà è più ampio. Il servo fa l'errore di fraintendere chi è veramente il suo padrone, come se non lo conoscesse bene. Ha paura del suo padrone e giustamente il padrone un po' si risente di questa cosa. Immaginiamo cosa potesse pensare. Ma come, io ti sto affidando i miei averi e tu è questo quello che pensi di me? E noi? Come vediamo Dio? Abbiamo paura di Dio? Lo vediamo come un Dio crudele? O come un padre? Certo, anche un padre può essere severo, ma c'è differenza tra avere paura e avere timore. Il timore è un sano rispetto per qualcuno. La paura è il terrore di quel qualcuno. Il timore è positivo, la paura no. Secondo voi Dio vuole che noi abbiamo il terrore di Lui? Se crediamo questo, forse dovremmo investire più tempo per conoscerlo meglio. In poche parole, il terzo servo è colui che non ha fede in Dio. Cioè, sa che c'è, lo riconosce e sa anche che lo giudicherà, ma si fa predominare dalla paura, che diventa una scusa per lui. Dio è un Dio d'amore, è vero, ma non è solo questo, è anche un Dio giusto.
Quindi se ad esempio non sfruttiamo i nostri talenti, non è che nel giorno del giudizio verrà da noi e ci dirà: vabbè, dai, tu mi stavi simpatico, non preoccuparti. Non sarebbe un Dio giusto e oggettivo. Per noi però c'è una buona notizia, cioè che non è mai troppo tardi per recuperare, almeno finché siamo in vita. Quindi non sprechiamo i nostri talenti, perché ne siamo responsabili. C'è un film che amo, si chiama Bronx, con Robert De Niro, e dove a un certo punto si parla del talento. Vediamo questo piccolo sketch. City Island era l'ultima fermata della linea di mio padre. Era uno dei nostri posti preferiti. Era come andare in vacanza per un giorno. Papà ascoltava il jazz alla radio e poi parlavamo di baseball. Papà, mi compri un gelato? Prima finiamo il lavoro e poi ti compro un gelato. Va bene? Va bene, papà. Tieni. Facciamo quel gioco? Sì, vediamo come te la cavi oggi. L'ultimo giocatore a vincere la Triple Crown? Mickey Mantle. Media di battuta 353. Punti battuti a casa 130. Fuori campo 52. Non c'è male. È stato il più grande di tutti i tempi, papà? No, il più grande è stato Joe DiMaggio. Il fulmine degli Yankee, 56 vittorie consecutive. Esatto. Record imbattuto, vero papà? Record imbattuto, figlio. Lo sai perché Joe DiMaggio era così grande? Perché era italiano. Beh, anche per questo. Allora perché? Perché aveva più talento di tutti gli altri. Talento? Esatto. Io ce l'ho il talento. Certo che hai talento. Hai tutto il talento del mondo. E potrei diventare un giocatore? Puoi diventare tutto quello che vuoi. Ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non fai la cosa giusta non succede niente. Invece se ti comporti bene, direi a me succedono grandi cose, hai capito? Hai ragione. Andiamo a prendere il gelato. Sì, dai. Una frase mi ha colpito di questa scena. Andiamo a prendere il gelato, perché anch'io voglio un gelato, sinceramente. No, scherzo. La frase è: la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. E anche nella Bibbia abbiamo molti esempi di talento sprecato. Guardiamo ad esempio Saul. Aveva a disposizione un talento, in questo caso fisico e indiretto, che era Davide. Davide, infatti, durante il regno di Saul, uccide migliaia di filistei, proteggendo Israele. Ma Saul, invece di esserne felice e godere di quel talento a disposizione che Dio gli aveva dato, si ingelosisce e cerca di ucciderlo. Leggiamo. Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Mical, figlia di Saul, lo amava. Saul ebbe ancor più paura nei riguardi di Davide. Saul fu nemico di Davide per tutti i suoi giorni. Vediamo anche qui una cosa in comune con il terzo servo, e cioè che Saul ha paura. Anche qui sembra che il talento spaventi. Sapete qual è il colmo della storia di Saul? Che morirà proprio per mano dei Filistei, coloro che invece Davide riusciva a sconfiggere quando era al suo servizio. E passando a noi, come possiamo essere come i primi due servi? In realtà è un insieme di cose. Vediamone alcune. La lettura della Scrittura, che ci permette di conoscere chi è Dio e cosa Dio vuole per la nostra vita. I primi due servi conoscevano per davvero il loro padrone. Anche loro, come il terzo servo, sapevano che il padrone miete dove non ha seminato e che raccoglie dove non ha sparso. Ma conoscono il loro padrone più a fondo del terzo servo. Sanno che non c'è solo quello. Questo gli permette di capire anche cosa avrebbe voluto da loro il padrone una volta andato via. E noi allo stesso modo dobbiamo conoscere sempre di più il nostro Dio, capire cosa vuole dalla nostra vita e cosa vuole che facciamo per Lui.
E per farlo ci ha dato una bella combo, scrittura e Spirito Santo. Secondo punto, bisogna mettere in pratica la conoscenza. Non basta sapere le cose. Infatti i due servi sapevano cosa avrebbe voluto il loro padrone e cosa fanno. Si mettono in moto, agiscono. Terzo punto, lo fanno con perseveranza. Anche quando ci saranno sfide, e ce ne saranno, non dobbiamo mollare il colpo, ma andare avanti per fede, perché la nostra fede è in Dio. Nella Bibbia non è specificato, ma chissà, magari anche i primi due servi hanno dovuto affrontare varie sfide per poter far fruttare i loro talenti. Quarto punto, la fede. Infatti i primi due hanno il coraggio di osare e l'hanno fatto per fede. Cos'è la fede? Nella Bibbia in ebrei ci viene data la definizione. Leggiamo. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Realtà che non si vedono. Il padrone, infatti, non aveva esplicitato loro cosa fare e come farlo. Anche a noi, a volte, non c'è chiaro cosa dobbiamo fare e come farlo, come usare i talenti fisici e non che Dio ci dà. Ma affidandoci a Dio e affidando quei talenti a Dio, riusciremo a farli fruttare. Quinta, ma non per importanza, naturalmente, la preghiera. Parlare con Dio, esprimere a Lui i nostri bisogni, necessità, dubbi, celebrare e riconoscere le sue benedizioni. E in conclusione, cosa vuole trasmettere a noi questa parabola? 1. Il regno sta per venire e i suoi discepoli non devono attendere passivamente, avendo lo sguardo fisso verso l'alto in una mistica contemplazione sulla venuta gloriosa di Gesù. O peggio ancora, litigare tra di noi sulla sua venuta, come se qualcuno di noi possa dire con certezza quando avverrà e come avverrà. 2. Ci invita quindi ad essere attivi nell'attesa, portare frutto con i doni che ci sono stati dati in dotazione. La predicazione del Vangelo è affidata alla Chiesa, i cui membri hanno responsabilità varie. I doni elargiti dallo Spirito sono un investimento di inestimabile valore. Non si può rimanere con le mani in mano, inoperosi, paurosi e non all'altezza dei compiti che ci vengono affidati. La Chiesa è posta di fronte alla sua responsabilità in questo mondo. Se la parabola dà più risalto in maniera drammatica al comportamento ozioso del terzo servo, questo significa che Dio, che l'amore di Dio cerca di spronare colui che si è avvicinato al regno, più che per la salvezza e tutto quello che ne concerne, si è avvicinato più per la famosa polizza vite, cioè credere equivale a mettersi al sicuro dopo la morte, e basta. Che quindi Dio ci aiuti ad essere dei discepoli attivi che portano frutto, e ci benedica tutti.